un'opportunità e un successo evidente per la comunità teramana, 3 anni nei quali siamo riusciti ad implementare quella che è l'offerta che annualmente forniamo alle famiglie del territorio. Abbiamo raggiunto sempre un maggior numero di bambini e di bambine, abbiamo implementato l'offerta attraverso l'apertura della sezione primavera, abbiamo fatto conoscere quello che è il servizio educativo attraverso le piazze d'incontro e quindi in qualche modo siamo riusciti a garantire ancora di più quella patente di cittadinanza che si acquisisce sin dal momento della nascita. Investire in quel segmento rappresentava e rappresenta tutt'oggi uno degli ambiti fondamentali per l'amministrazione comunale, quindi d'ora in avanti abbiamo lo stimolo, l'ambizione e la voglia di far sì che questo progetto non sia legato ad un singolo bando, ma piuttosto possa continuare a camminare sulle proprie gambe, e per questo l'amministrazione comunale è in campo insieme a tutti gli altri partner per creare una rete istituzionale del territorio che faccia sì che sul segmento dello 06 si continui ad investire e si continuino a realizzare dei progetti concreti, fattivi e con ottimi risultati, come è stato il progetto FACI in questi 3 anni. Portarlo avanti e implementarlo sono le 2 parole chiave del prossimo futuro, un progetto che porteremo avanti con delle risorse proprie dell'amministrazione, proprio per dimostrare che quell'ambizione che era la base del progetto, ossia far sì che si costituisca una comunità educante, non è un fenomeno che si può legare alla partecipazione a un bando, ma piuttosto deve essere un agire quotidiano che deve essere prima di tutto sposato dall'amministrazione. Quello che pensiamo e che sia molto importante è lavorare su tutti i servizi educativi e lavorare sulla qualità dei servizi educativi. I bambini hanno diritto a servizi educativi di qualità. E come fare questo? Sicuramente coinvolgendo i docenti, coinvolgendo gli educatori, coinvolgendo le famiglie stesse all'interno di un rapporto aperto fra scuola, istituzioni e famiglie. E questo appunto mettendo i bambini e i diritti dei bambini al centro dei pensieri, delle riflessioni, delle azioni.